La scelta del fondotinta è una scelta molto impegnativa. Ricordatevi sempre che il modo migliore per poter scegliere il fondotinta è quello di posizionare il vostro colore proprio qui sul collo, in quanto è la zona particolarmente più chiara, perché è quella meno colpita dal sole ed è la zona che in questo caso è proprio riparata. Per quale motivo vi dico questo? Poniamo per ipotesi che voi questa sera andrete ad un evento importante, indossate un bell'abito in décolleté. Bene, il fondotinta è chiaro che non debba darvi uno stacco sul viso, per cui il consiglio è: usate un fondotinta che abbia delle caratteristiche eccezionali, che sia morbido, che sia trasparente, che non vi dia un effetto maschera, ma soprattutto cercate di scegliere il prodotto più giusto. Cercate anche di scoprire qual è il vostro sottotono, è un modo molto semplice. Se siete delle beigiate, lo vedrete perché avrete un incarnato molto candido e bianco. Se invece siete delle carnagioni olivastre, ve ne accorgerete perché il colore del collo avrà un aspetto un po' più verdognolo. Allora, in questo caso, scegliete un fondotinta dalla nuance beige doré. Se invece vi rendete conto che il vostro incarnato è un po' più grigiastro, e quindi ha bisogno di essere enfatizzato e illuminato, probabilmente avete un tono rosato e allora un bel beige rosé è l'ideale per eliminare questo effetto così spento e dare una sorta di toccasano di pelle quasi da bambino sul vostro viso. Bene, un consiglio che voglio darvi: quando vi trovate a correggere le vostre occhiaie o i vostri contornocchi, magari perché avete fatto una notte brava e quindi la mattina dopo siete stanche, il consiglio che vi do è quello di individuare il colore giusto. Io adesso vi do una dritta e vi dico che se per esempio abbiamo una zona del contorno occhio un attimino un po' più olivastra, vi do come consiglio di utilizzare un correttore che possa essere fluido o anche in stick, della nuance albicocca. Questo perché vi aiuterà a stemperare quel colore verdognolo e a renderlo molto più luminoso. Diversamente, se avete invece un'occhiaia che va un attimo su un po' più sul bluastro, usate anche un correttore sul color zucca. Poi chiaramente, se abbiamo anche dei rossori sul viso, un po' perché abbiamo la cupa rosa e quant'altro, possiamo tranquillamente utilizzare un correttore stick color pistacchio. Attenzione, perché ce ne sono tanti in commercio, quindi scegliete quello che vi aggrada sicuramente al palato, se così si può dire, ma sicuramente aggraderà le vostre guance e vi renderà meno rosse. Per quanto riguarda invece le luci, cercate di scegliere delle condizioni ottimali per poter realizzare il vostro trucco. Come? Cercate di avere una luce sempre diretta sul vostro viso, ma allo stesso tempo il colore della luce deve essere non solo calda, ovvero il classico colore della luce gialla, ma cercate di utilizzare anche una nuance come la bianca, perché la loro unione farà in modo che voi non avrete dominanze di colore. Quindi questo è l'ideale. Se invece riuscite ad utilizzare una luce naturale come quella che abbiamo fuori, che ben venga, il trucco so per scontato che verrà veramente ad hoc. Bene, dopo aver visto insieme questo meraviglioso trucco, cosa posso fare? Vi do appuntamento alla prossima puntata, quindi non mancate. Un bacione da Claudio, ciao!